Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di polpo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono acqua, polpo, aglio senza anima, prezzemolo, olio evo, succo di limone, sale, pepe e lattuga tagliata a pezzetti. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E il polpo. Ed azioniamo il bimby per 45 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il polipo è cotto, trasferiamolo in un tagliere e tagliamolo a pezzetti e eliminiamo l'acqua di cottura. Abbiamo svuotato il boccale e tagliato il polipo a pezzetti, adesso prepariamo il condimento. Mettere nel boccale il prezzemolo e l'aglio senza anima. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Lo aggiungere l'olio, il succo di limone, il pepe e il sale. Ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. Versare sul polipo aggiungere la lattuga ed amalgamare bene. Riporre in frigo per almeno 2 ore. Insalata di polpo. Grazie e alla prossima ricetta!